La fase 1 e la fase 2 hanno riguardato degli argomenti specifici. La fase 3 invece sarà qualcosa di più complesso, perché andrà a riguardare il completamento della fase 2, in quanto andremo a creare l'organo che dà corrente alle altre carrozze, e questo organo permetterà in futuro anche di poter spegnere l'illuminazione interna. Andrà a predisporre la fase 4, che riguarderà l'inversione delle luci da bianche a rosse a seconda del senso di marcia. E questo verrà fatto attraverso lo stesso organo che governerà in futuro la possibilità di spegnere le luci interne, ma andremo anche a creare una funzionalità non presente di fabbrica, che però potrebbe non interessare a tutti, quindi questa può essere facoltativa per certi versi. Sto parlando della possibilità di commutare il pattino, ossia con la locomotiva in spinta, quindi si trova in coda, avere la possibilità di prendere corrente dal pattino della carrozza pilota, dall'altro capo del treno. Questo può essere utile in quei tracciati che utilizzano sistemi di frenatura, dove quindi è importante che il pattino che prende corrente sia sempre all'inizio del treno. I modelli migliori hanno questa caratteristica, questo non ce l'aveva per via della fascia bassa, la andiamo a creare noi. Quindi la fase 3 sarà un po' complessa e per certi versi alcune cose possono essere facoltative, possono non interessare, insomma, decidete poi voi se seguirla oppure no. Per cominciare questa fase dobbiamo procedere a smontare la carrozza. Il procedimento è esattamente uguale alle altre: fare pressione nell'apposito spazio, rimuovere il mantice posteriore e procedere allargando la carrozza. Bisogna fare un pochino di attenzione perché, a differenza delle altre, rimarrà incastrata la parte davanti qua. E quindi bisogna non forzare l'apertura, se no si rompe questa base qua. Quindi bisogna, appunto, come stavo dicendo, non si apre. Eccolo qua. Giusto, c'è la vecchia illuminazione. Propongo una piazza pulita, togliamo tutto. Ridipingiamo questa base e poi ci rivediamo per la fase 3. Datemi un attimo. Bene, gli interni sono stati ridipinti. Abbiamo fatto uscire il cavo che arriva dal pattino da dietro e non da davanti, e facendogli fare il giro lo porteremo comunque qua. Adesso ci occupiamo di realizzare la parte di alimentazione che si occuperà del relè che andrà ad attivare o disattivare l'illuminazione interna. Questa parte di alimentazione sarà fatta con un ponte diodi, con un 7805 perché ci servirà una 5 volte, e inseriremo anche un condensatore tampone per tenere il segnale stabile. Lo stadio di alimentazione è stato realizzato, adesso ve lo spiego. Questo filo qua nero proviene dal pattino messo sul carrello posteriore ed entra in uno dei due pin del ponte di diodi, qua dove esce un filo bianco. Analogamente, dall'altra parte avremmo il pin che va alla massa. Filo marrone, questo qua, che ancora non è stato collegato e che poi andrà collegato questo filo marrone qui. Dopo il ponte di diodi sono presenti un filo azzurro e un filo arancione. Il filo arancione è il polo positivo subito dopo il ponte. Entra nel primo pin di questo elemento qua, un 7805. Il filo azzurro invece finisce nel pin centrale. Questo elemento fa uscire una 5 volte pulita, che è il filo verde. Il filo verde poi si sdoppia perché va in un condensatore da 1000 microfarad per 6,3 volt, poi finisce, si sdoppia ulteriormente, andrà a relè, quello che controllerà l'illuminazione interna, finisce in questo qua che è un Arduino Pro Mini, ossia una versione molto piccola che, a differenza della Nano o della Micro, non incorpora il chip per il collegamento USB. Quel chip infatti è venduto a parte, in questo caso io l'ho adattato mettendo un connettore anche qua a 6 poli. Normalmente qua non c'è un connettore, io me lo sono inserito per comodità, e a questo elemento poi andrà collegato al computer per programmare Arduino. Come vi dicevo, questa parte qui è una predisposizione, nel senso che Arduino si occuperà poi sia dell'inversione delle luci bianco-rosse, della possibilità di commutare
anche le luci interne acceso-spento. In questa fase le luci originali sono state tolte, le andremo a rimettere nella fase 4 e Arduino avrà un semplicissimo compito di tenere il relè sempre acceso per mantenere l'illuminazione sempre accesa. Questo perché attualmente non c'è un mezzo che fa comunicare questa scheda con il decoder locomotiva. Se tutto va bene lo vedremo nella fase 6, ma tempo al tempo. Allora, sistemo un po' meglio i componenti ed inserisco il relè, perché il relè avrà anche una particolarità, quindi datemi un attimo. Il relè è stato posizionato. Prende alimentazione tramite questo filo verde che arriva direttamente dal condensatore. Poi il filo giallo e il meno, controllato da Arduino, come vi dicevo. Il filo verde si sdoppia in un altro filo che andrà alle luci, per fornire una 5 volte alle luci. Come ho detto, seguiamo lo schema dei decoder normali, quindi più in comune, i meno separati. Qua abbiamo poi dei fili, questo filo bianco, che sarà dopo il relè, sarà collegato alla condotta che controlla le luci. E prima della condotta sarà collegata alle luci della carrozza stessa, perché sennò non va bene. Prima invece abbiamo due fili. Abbiamo uno che arriva dal ponte IOD, che arriva a sua volta dal pattino, quindi in parole povere questo pin è il pattino. Poi abbiamo un altro filo che parte e va diretto alla condotta di servizio, quella per l'inversione del pattino appunto. Insomma, sono tanti sdoppiamenti per portare il pattino a tutti gli utilizzatori. Manca ancora tutta la parte qui dietro, che gestirà poi l'illuminazione e le condotte elettriche, ma useremo lo stesso schema visto sulle carrozze intermedie. Quindi un altro ponte IOD, un altro condensatore, questa volta tutto a tensione rotaie, strisce di LED. Nel muso non ci sono più lavori da fare, dobbiamo però tirare questi fili in modo tale che non si vedano. Quindi tiriamo i fili, useremo le guide nelle parti opposte e andiamo a inserire il circuito di illuminazione della carrozza. A scopo dimostrativo e informativo vi mostro come procederò a caricare lo sketch sull'Arduino in questo particolare caso. Semplicemente prenderemo il nostro connettore, lo andremo ad infilare non per definizione fino in fondo, basta pochi millimetri in realtà, e poi dall'altra parte il nostro convertitore USB seriale con un cavo USB lo andremo a collegare al computer. Adesso caricheremo lo sketch che gestirà la fase 3 appunto, e sarà una cosa banalissima, ve lo metto in sovraimpressione. L'unico scopo che ha questo sketch, vedete che si accendono i LED sulla scheda, è quello di tenere il relè sempre attivo, nulla di più. È assolutamente fulmineo a essere programmato. Sentirete quando io tolgo l'alimentazione, perché in questo momento, come notate, non c'è la rotaia, la corrente la prende dal computer, sentirete il click del relè. Avete sentito? Boh, semplicemente in questo momento Arduino dice al relè: attivati e fai passare la corrente. Ripeto, nelle prossime fasi utilizzeremo questa scheda in maniera decisamente più interessante. Ovviamente poi basterà sfilare il connettore e voilà, piccolo, occupa poco spazio e per programmarlo e metterci le mani è veramente questione di pochi secondi. Collegamenti fatti sono i seguenti. Questo filo marrone è quello che arriva dal relè nell'ingresso, però, ossia è collegato direttamente al ponte IOD e dal pattino e finisce nella condotta di sinistra guardando verso la locomotiva. Il filo bianco che va nella condotta di destra invece finisce in uno dei poli del ponte IOD, dal quale parte un altro filo bianco che va a finire nel relè, ma questa volta dopo il contatto, quindi verrà o aperto o chiuso, verrà sezionato. I fili arancioni invece sono quelli che arrivano dalla massa, questo qua che fa la curva e va sempre al ponte IOD, mentre questo qua più piccolo è quello che va, è il più dopo il ponte IOD per l'alimentazione delle luci. Purtroppo questi lavori bisognerebbe farli con tanti colori diversi, io avevo solo questi, ho dovuto utilizzare gli stessi colori. Per il resto abbiamo finito. Facciamo un controllo con il tester per vedere se effettivamente le cose funzionano.
Ok, questo contatto funziona. Procediamo con dare corrente. Vedrete qua accendersi una spia rossa, perché il chip riceve effettivamente corrente. Vedete? Il rumore del relè non è immediato. Poli in alternata. 20 volt, ok. Quindi da qua a qua 20 volt, ok. Misuriamo in corrente continua i poli che andranno alle luci. Ok, c'è tensione. Possiamo chiuderla collegando il solito connettore e vediamo lei illuminata più un'altra carrozza. Eccola, tutta illuminata, collegata alle altre. Quando tolgo l'alimentazione, il relè si stacca, le carrozze si spengono. Quando do corrente, c'è qualche secondo di lag e poi tutto si illumina. A questo punto ci sarebbe dovuta essere la parte in cui andavamo ad agire sulla locomotiva, ma una volta finito il video veniva più di 20 minuti, quindi ve l'ho evitato, l'ho diviso in due e oggi finiamo qua. Con queste modifiche la carrozza pilota è terminata, mentre domenica prossima ci concentreremo sulla locomotiva.